Letizia di Spagna in Argentina, osa con la scollatura e fa tremare Meghan Markle. Letizia di Spagna incendia Buenos Aires con l'abito di Carolina Herrera che nemmeno Meghan Markle avrebbe osato indossare con quel décolleté profondo. Letizia di Spagna è in viaggio di stato in Argentina col marito Felipe. E ancora una volta si conferma regina di stile. Sono bastati infatti pochi look per conquistare Buenos Aires. Si comincia con il tubino color Tiffany, colore rispolverato anche dalla nostra Maria Elena Boschi, firmato Hugo Boss, lo stilista preferito da donna Letizia. Lei lo abbina a clace de clé e bianche, un vero tocco di classe. Si prosegue con l'abito bianco dalla gonna morbida, di Pedro del Hierro. Per arrivare al pezzo forte, l'abito da cocktail di Carolina Herrera, abbinato a dei sandali di Jimmy Choo. Letizia è semplicemente incantevole. Il vestito blu con decori floreali in oro è estremamente chic e ultra femminile. La regina spagnola non ha problemi a mostrare le braccia nude e soprattutto osa con una scollatura a cuore profonda che nemmeno Meghan Markle avrebbe mai sfoggiato. Non è la prima volta che l'ex giornalista stupisce con degli outfit estremi per una testa coronata. Solo qualche settimana fa si era presentata con un abito rock di pelle. Aveva perfino indossato degli stivali cuissar con gonne dallo spacco profondo. Letizia però sa indossare questi capi sempre con grande eleganza ed estrema raffinatezza. Contrariamente a Meghan che non riesce ad abbandonare quell'atteggiamento da star di Hollywood che provoca tante critiche nei suoi confronti. Letizia incendia il Sud America, mette in ombra, suo malgrado. L'amica e first lady argentina Juliana Avada e fa impallidire Lady Markle che dovrebbe andare a lezioni di stile dalla sovrana spagnola. Certo, bisogna riconoscere che il dress code inglese è ben più rigido di quello di Madrid. E poi la moglie di Harry deve sempre rendere conto a Elisabetta. Mentre Letizia sa il fatto suo e in più di un'occasione ha messo a tacere la suocera, donna Sofia. Due, gara di eleganza tra Letizia di Spagna e la first lady argentina, Juliana Avada. Letizia e Felipe di Spagna sono in Argentina per una visita di stato di 3 giorni. Ed è subito sfida di look tra la regina e la primera dama. Che hanno indossato anche creazioni low cost. Gara di eleganza tra Letizia di Spagna, 46 anni, e la first lady argentina, Juliana Avada, 44, a Buenos Aires. I sovrani sono in visita di stato in Argentina per 3 giorni, sono arrivati il 24 marzo.
le due donne hanno esibito abiti in un crescendo di look. L'ex giornalista spagnola, a un gala, martedì sera, 26 marzo, si è presentata con un abito rosso, il suo colore preferito disegnato da Josep Font per Del Pozzo. Un modello che aveva già indossato uguale, ma blu, in occasione della visita di Stato a Parigi con i Macron, sandali Manolo Blahnik e una clutch, la Notte, di Bottega Veneta. La bellissima moglie del presidente argentino, Juliana Avada, ex imprenditrice. Ha indossato invece un abito glitterato in stile Grande Gatsby. Come rivela il magazine spagnolo Hola, clutch Saint Laurent e sandali Christian Louboutin, cambi d'abito continui. Al loro arrivo alla Casa Rosada Letizia ha incantato tutti con un abito azzurro polvere Hugo Boss. Poi si è cambiata d'abito per un nuovo impegno con una creazione color bianco panna dello spagnolo Pedro del Hierro. Per un altro appuntamento ha pure indossato un completo rosso fiammante Zara. Come è noto, Letizia di Spagna ama mescolare capi couture con pezzi low cost. Se nelle scorse settimane Letizia Ortiz aveva incantato il principe Carlo, questa volta ha fatto davvero breccia tra le fashioniste argentine. A un'altra cena di gala Letizia Ortiz si è sfidata con Juliana Avada, lei con un abito da ballo a corolla blu notte Carolina Herrera e Juliana Avada con un look total red. Le due donne si sono incontrate già in altre occasioni, e sembrano in grande sintonia, sicuramente sul versante moda. Amano entrambe il rosso e scelgono creazioni prêt-à-porter di tendenza. I media sudamericani hanno definito Juliana Avada più bella di Amal Alamuddin, la moglie di George Clooney. Più raffinata della regina Rania di Giordania, più elegante di Letizia di Spagna, più alla mano della britannica Kate Middleton. Tre, Letizia Ortiz in rosso accanto alla First Lady Argentina, entrambe meravigliose. Letizia Ortiz adora il rosso e nella sua visita in Argentina accanto al marito re Felipe non poteva mancare un abito total red. Abbiamo già visto tre outfit che Letizia di Spagna ha scelto per il viaggio a Buenos Aires e proseguiamo con quello che incanta forse più di tutti. Senza dimenticare che è bella almeno quanto lei anche la First Lady Argentina Juliana Avada. Secondo round e vittoria di stile per l'ex giornalista che ha puntato ancora una volta sul suo amato rosso e senza sbagliare. Non è la prima volta che le due prime donne si sono incontrate. Sono anche amiche, e nell'ultimo incontro nel 2017 si sfidarono a colpi di paillettes e sepizi. Questa volta il rosso è stato scelto da entrambe. Prima dalla bellissima moglie del presidente Mauricio Macri e poi da Letizia Ortiz. Non finisce di certo qui. Un abito da sera con scollo asimmetrico, accessori come sempre neri. Capelli raccolti e trucco ancora una volta perfetto, anche se più luminoso del solito.
Questa la scelta di Letizia Ortis, che senza dubbio può indossare ciò che vuole con la sua forma fisica perfetta. Bellissima come sempre anche la First Lady di Giulina Avada, per lei un abito più corto. E con le paillettes così di tendenza in questa stagione, capelli sciolti e sorriso senza sosta. Altro cambio e altra scelta giusta per Letizia di Spagna con il completo sui toni dell'arancio, sembra che le domino un po' tutti i colori. Si concede abiti di stilisti famosi e brand più economici, anche per questo è molto seguita. Sono molte le donne che prendono spunto dal suo stile, non solo abiti e scarpe ma anche il make-up e il colore dei capelli.